Buongiorno cari amici, eccoci qui con la rassegna stampa di oggi, 1º febbraio 2018, questa è la seconda edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Decreto Popolari sull'inchiesta su Renzi e la soffiata De Benedetti adesso indaga Perugia. Procura su procura, insomma, interrogato Elio Lannutti, il presidente dell'Adusbef, candidato per il Movimento 5 Stelle, che ha denunciato il presunto insabbiamento nella capitale. La verità giudiziaria sull'acquisto delle azioni delle banche popolari, operato dall'ex presidente del gruppo Espresso Carlo De Benedetti, dopo aver saputo dall'ex premier Matteo Renzi dell'imminente decreto che le trasformava in SPA, non è più soltanto nelle mani del PM Stefano Pesci e del procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone. EMA ad Amsterdam, nella lettera di garanzia le promesse non mantenute dell'Olanda. Ed ecco perché Milano spera. Lunedì l'allarme del direttore dell'Agenzia Europea del Farmaco. Dice la nuova sede non sarà pronta in tempo, ma anche quella temporanea è insufficiente. In una missiva firmata dai ministri della Salute e degli Esteri c'era proprio l'impegno a garantire che l'agenzia potesse assumere le sue funzioni alla data del ritiro del Regno Unito dall'Unione. Offerte garanzie anche sulle scuole per i figli dei dipendenti, ma l'altro giorno l'assessore comunale ha dichiarato che ci sono disponibilità in altre città. Elezioni in Sicilia, spaccatura nel PD, nascono i partigiani Dem. Renzi gestisce il partito in modo padronale, dicono. Quattro dirigenti, componenti della segreteria regionale, hanno rimesso il mandato nelle mani del segretario Fausto Raciti. In questo momento la nostra gente è disorientata, dice sempre Rubino. Molti circoli si pongono il problema di fare l'assemblea senza i candidati e di valutare il disimpegno, appunto, dalla campagna elettorale. Pamela Mastro Pietro, fermato un uomo per l'omicidio della 18enne, vestiti della donna e tracce di sangue nella sua casa. Il nigeriano, che si trova in Italia regolarmente, ha ammesso di aver notato e seguito Pamela, ma di averla poi persa di vista. Ha negato anche qualunque coinvolgimento nell'omicidio e avrebbe indicato altre persone che potrebbero essere implicate. Ma gli indizi raccolti dal ROS sembrano smentire la sua versione. I carabinieri dicono le indagini non sono finite, non si esclude la presenza di complici. Fisco, con la lotta all'evasione recuperata l'anno scorso 20,1 miliardi, ma 6,5 arrivano dalla rottamazione delle cartelle. Salgono gli incassi dell'erario, nel 2016 il risultato si è fermato a 19 miliardi, 11 miliardi sono versati direttamente dei contribuenti in seguito a controlli, 7,4 arrivano dai ruoli. Di questi la fetta più ampia deriva dalla definizione agevolata delle pendenze con il fisco richiesta direttamente dal debitore. Con questo è tutto, cari amici, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.